Ok, buonasera, chi c'è? Vediamo chi c'è. Questa sera va in onda un programma diverso da quello che ci fanno vedere tutte le sere alla televisione. Questa sera parliamo del chakra della corona. Bene. Ciao a tutti, quello che riesco a vedere. Sono collegata dal telefono, perciò non riesco a vedere tutti. E io direi prima di tutto di prenderci un momento per centrarci. Prima di iniziare questo colloquio, questo dialogo vorrei che fosse con i vostri interventi. Allora, vogliamo entrare un attimo nel silenzio, chiudere gli occhi e semplicemente andare dentro di noi, fare tre ispirazioni lunghe, lente, profonde, ma che siano così lunghe, lente, profonde. E sempre rimanendo con gli occhi chiusi per qualche altro secondo, cerchiamo di contattare quello stato di quiete che tutti noi possediamo al centro del nostro cuore. Con gli occhi chiusi, quindi senza distrazioni esterne, e rallentando il respiro, è più facile arrivare a contattare questo spazio. Questo è lo spazio del cuore. E nel cuore va tutto bene. Sempre. Ora potete aprire gli occhi e chi è arrivato adesso li tenga aperti se vuole, se no mi ascolti con gli occhi chiusi, non fa differenza. Ben arrivati a tutti quanti, a chi conosco, chi ancora non conosco. Dicevo, questa sera ho sentito e ho chiesto, interrogando i registri akashici, che cosa potevo fare io, visto che tutti parlano, tutti dicono, tutti sono in diretta. A volte è importante, no? Tirarsi indietro per lasciare spazio agli altri. Però insomma, questo nome che hanno dato a questo, non voglio neanche nominarlo, mi ha molto colpito. Ho pensato, ma noi abbiamo un meraviglioso chakra della corona che è sanissimo, che sta bene e che è molto importante. E così questa sera io voglio dedicargli tutto lo spazio. Inizierò dicendo alcune cose che sicuramente sapete già, ma insomma, noi siamo degli esseri energetici, no? Per cui abbiamo una forma, scusate, una forma fisica, ma siamo innanzitutto degli esseri energetici. Questa energia poi si addensa e prende la forma, appunto, che ognuno di noi ha. All'interno di questo nostro essere energetici ci sono molti incroci, molti punti di contatto tra le varie correnti energetiche.
Ne abbiamo moltissimi in tutto il corpo, però diciamo che i punti principali, i centri principali, sono riconosciuti da moltissima letteratura esoterica e non come i sette chakra principali, cioè dislocati sul nostro corpo a partire dalla base della colonna. Il punto preciso, il perineo, fino ad arrivare leggermente sopra la nostra testa, la posizione del settimo chakra o chakra della corona di cui parliamo stasera. E quindi questi sette chakra, questi sette centri principali, sono detti chakras, vuol dire in sanscrito, vuol dire ruotano, sono proprio dei centri energetici che si muovono, che ruotano proprio come hanno un movimento rotatorio e quindi fanno ognuno di essi ha una specifica funzione energetica. Diciamo che l'energia in linea di massima ha due correnti, una ascendente, quindi dal primo verso il settimo, e una discendente, quindi dal settimo verso il primo. La corrente ascendente, cioè che va dalla terra al cielo, quindi dal primo al settimo chakra, è come se seguisse un percorso di liberazione, quindi dalla materia allo spirito. La corrente discendente segue invece un percorso di manifestazione, quindi dallo spirito, dall'invisibile, dall'intangibile alla materia. Inutile dire che questi centri devono essere tutti quanti in buona salute, in buon equilibrio, perché tutto il sistema funzioni bene, in modo che queste due correnti siano libere, queste due correnti di energetiche. E questo significa che noi, in un ideale stato in cui abbiamo tutti i nostri centri equilibrati, i nostri chakra equilibrati e abbiamo quindi le due correnti di liberazione e di manifestazione che fluiscono tranquille, noi vivremo in uno stato appunto di totale illuminazione in cui non saremo turbati da nessun evento esterno, ma riusciremo a rimanere nella pace, nella gioia, qualunque cosa accada. E contemporaneamente ogni nostro pensiero, ogni nostra creazione mentale e sovramentale, direi, si manifesterebbe immediatamente. Ecco, questa è la situazione ideale. Ora parliamo di esseri umani, diciamo così, più o meno come noi. Quello che noi possiamo fare naturalmente è adoperarci perché i nostri centri energetici stiano bene, perché l'energia fluisca. Questa sera però non parlerò di tutti i chakra, ma mi soffermerò sull'ultimo, sul settimo. Il settimo chakra è un chakra molto importante, naturalmente perché si distingue dagli altri centri in quanto se gli altri sono centri dove l'energia in qualche modo viene immagazzinata, si trasforma e poi si muove, il chakra della corona è il chakra in cui praticamente non c'è immagazzinamento di energia, ma è un portale, una porta. Infatti, vorrei anche farvelo vedere se ci riesco. Vediamo, questa è una bellissima immagine, spero che si veda, di questo loto dei 1.000 petali, perché 1.000 nella cultura induista rappresenta l'infinito, e infatti il nome sanscrito è Sahasrara, che significa 1.000 volte tanto. Quindi l'infinito, quindi il chakra della corona. Siamo davanti a qualcosa di veramente importante. Per quanto tutti i chakra siano ugualmente importanti, il chakra della corona è indubbiamente il re. In che senso è un re? È un re perché rappresenta
colui che dà l'ordine. Nell'universo c'è ordine, non c'è caos, è un caos apparente. Tutto si muove in perfetto ordine divino. Il chakra della corona è quello che è come se fosse il, come dire, programma principale del nostro computer, è quello che fa andare tutti gli altri. Quindi è la coscienza che pensa e manifesta tutte le nostre attività, è la sede della consapevolezza. Non solo, ma oltre a essere la sede del pensiero, il pensiero più alto, è la sede dello stato di coscienza di unità, lo stato di coscienza che va al di là, della ragione, dei sensi e va al di là del limite del mondo circostante. Allora, perché è particolarmente importante in questo periodo ricordarci che abbiamo un chakra della corona? Perché noi dobbiamo sempre più attivare questo chakra, cioè attivare la nostra percezione del mondo, la nostra sì, percezione del mondo da questo chakra, cioè al di là dei sensi, al di là quindi delle emozioni e al di là dei limiti del mondo circostante. Perché? Perché in questo periodo siamo immersi in una bolla energetica di paura, un'emozione molto pesante e contagiosa. Quando noi siamo in preda a un'emozione, qualsiasi essa sia, perdiamo la nostra centratura, perdiamo la nostra lucidità, non riusciamo più a vedere le cose per quello che sono. Perché la nostra emozione ci fa da filtro. Quindi, che cosa succede in questo settimo chakra? Quindi, innanzitutto, quando c'è equilibrio anche negli altri chakra, è più facile naturalmente che si apra questo chakra. Per esempio, se una persona come dire, è molto legato al primo chakra, sarà una persona che dà molta importanza al cibo o al sonno, no? In questo periodo le persone hanno paura di rimanere senza cibo e si accaparrano tanto cibo, no? Quindi la loro attenzione è sul primo chakra, la sopravvivenza. In realtà, questo punto è una visione limitata delle cose, perché di fatto non ci sta mancando niente oggi. Vi ricordo che esiste soltanto il momento presente. Oppure persone molto legate al secondo chakra, per cui sono costantemente alla ricerca del piacere, di qualsiasi tipo esso sia questo piacere. Qui abbiamo un eccesso, una troppa energia nel secondo chakra. Chi invece è più nel chakra del cuore, che va bene, avrà molta creatività, no? Dal cuore, per cui avrà sempre gli artisti, avrà sempre bisogno di creare. Oppure chi sarà invece più, oh, mi sono dimenticata, il terzo chakra, abbia più energia nel terzo chakra, sarà una persona che deve sempre fare, 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 che non riesce mai a stare senza far niente, che probabilmente in questo periodo soffrirà particolarmente. Se invece qualcuno ha molta energia nel settimo chakra, sarà un oratore, nel quinto chakra sarà un oratore, un divulgatore. Quando c'è energia nel sesto chakra, si apre la visione e finalmente quando abbiamo un settimo chakra aperto, si apre la percezione della realtà ultima, della realtà vera. È come se noi uscissimo dalla dualità, è come se noi entrassimo in contatto con il tutto. Ora, questo è praticamente un portale attraverso cui accediamo a questa realtà,
Il settimo chakra, come dicevo, non si trova nel corpo fisico, ma leggermente sopra, per intenderci è l'aureola con cui venivano dipinti i santi oppure i maestri, no? Questo cerchio dorato, di luce dorata. E quando c'è un settimo chakra attivo, effettivamente si vede proprio la luce che circonda la persona, in particolare sul capo. Però è un centro fuori dal corpo fisico che però ci permette di sperimentare la realtà ultima pur essendo nel corpo fisico. Per questo è un portale. È un portale tra la realtà fisica e quella non fisica. Infatti, attraverso questo chakra si crea lo schema con cui poi si manifesta la realtà. Voi sapete che hanno studiato, hanno visto, hanno provato che in realtà tutta la forma, cioè tutta la realtà, la natura, no? Le cose che noi vediamo, non sono fatte a caso, seguono uno schema preciso. Cioè la forma che prende una manifestazione della natura, un fiore, un ortaggio o un albero, ha a che fare con uno schema di realtà. E appunto c'è la famosa teoria dei frattali che dice appunto che tutte le cose sono riconducibili ad uno schema matematico, no? Pensate alla famosa sequenza di Fibonacci che crea appunto queste forme. Allora, ora veniamo al punto importante. Se dal settimo chakra si creano i pattern, che poi questa parola schema in inglese pattern ha la stessa radice di padre, no? Padre, l'idea del padre, del il creatore. Se la realtà si crea con questi schemi, allora, se noi da qui, con la nostra intuizione, no? Abbiamo un'intuizione che poi diventa un'idea, che poi si trasforma in realtà, ci dobbiamo domandare in questo momento, ma dove va la nostra attenzione? Perché com'è che si creano questi schemi di forma? Ponendo attenzione. Noi sappiamo che se poniamo attenzione su qualsiasi cosa, questa cosa aumenta, prende forma nella nostra vita. Allora ci dobbiamo domandare se sappiamo dove va la nostra attenzione. E dobbiamo farci delle domande in questo periodo, cioè dire a che cosa scelgo di dare la mia attenzione? Che tipo di schema io voglio creare in questo periodo, soprattutto? Voglio creare uno schema d'amore, uno schema costruttivo, uno schema allegro, positivo? O voglio creare uno schema di paura, uno schema distruttivo, uno schema disperante? Non sono banalità, sono domande importanti perché se voi non ve le fate, non vi fate queste domande, non scegliete voi dove porre la vostra attenzione, altri prenderanno la vostra attenzione e creeranno per voi. Ed è quello che sta accadendo con questa forma, pensiero diffusa, appunto, che blocca, congela, terrorizza le persone, che non ragionano più, che non riescono più a recepire informazioni che non siano quella lì, quel tipo di realtà lì. Soprattutto perché quando un'idea o un'emozione associata a un'idea è condivisa da un gran numero di persone, la sua influenza è più forte. Per questo è importante che noi stasera siamo qui in tanti e che portiamo l'attenzione sul nostro chakra della corona, che abbiamo tutti. Abbiamo tutti. Dobbiamo soltanto renderlo attivo, dobbiamo nutrirlo, dobbiamo risvegliarlo, dobbiamo attivarlo. Vi voglio leggere una frase meravigliosa del maestro Sri Aurobindo. Dice: quando la coscienza è liberata
dalle migliaia di vibrazioni mentali, vitali e fisiche in cui giace sepolta, vi è gioia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi focalizziamo la nostra attenzione all'interno, quindi attiviamo il nostro cuore, che è l'impulso, e quindi il nostro settimo chakra si apre, cominciamo a sperimentare la gioia. Perché? Perché andiamo al di là del pensiero, al di là dell'emozione, al di là delle cose apparentemente reali e tangibili, e ci apriamo alla gioia, a Dio, alla creazione, a come volete chiamare tutto ciò che è. E adesso spero che le domande dopo, perché non riesco a vederle dal telefonino. Allora, adesso voglio arrivare al punto che riguarda i registri akashici, no? Tra chi mi guarda ci sono moltissime persone che leggono i registri akashici, ma anche chi non lo fa, io appunto condivido queste informazioni per il beneficio di tutti. Quindi io ho chiesto ai registri akashici cosmici, cioè al famoso software dove c'è raccolta tutta l'informazione, che mi spiegassero la funzione di questo chakra della corona. Ora vi leggerò l'estratto di questa lettura e dice: il chakra della corona vi connette a Dio. Questa è la prima cosa che ci arriva. Tutte le vostre parti sono connesse a Dio, ma puoi immaginare che il chakra della corona sia la punta dell'antenna e da lì arrivano tutte le frequenze celesti che poi vengono decodificate dagli altri chakra. Perciò il chakra della corona deve essere sempre ben sintonizzato. Il vostro compito è mantenere sempre questo chakra attivo. E come avviene? Avviene nel silenzio, nell'ascolto, nell'apertura del cuore, poiché è dal cuore che arriva l'impulso che apre il chakra della corona. Quindi i maestri ancora una volta ci riportano lì, al cuore. È dal cuore, quando all'inizio di questa conversazione vi ho invitato a chiudere gli occhi, a respirare, a contattare il cuore, è tutto lì, parte l'impulso, no? Poi lo spiega meglio. Impulso che fa aprire il settimo chakra, il chakra della corona. Quindi arriva l'impulso che apre il chakra della corona. Quando il chakra della corona è aperto, potete leggere con più chiarezza l'akasha, le informazioni che vi servono per l'evoluzione, riuscite a sentire le nostre voci, sono le guide che parlano, e le voci dei maestri. Lo ripetiamo, tutto parte dall'impulso del cuore. Ma se il chakra della corona è chiuso, il cuore da solo non riesce a fare il lavoro di trasmutazione delle memorie, delle energie non di luce. Per questo tutti i vostri chakra sono importanti ed è importante che ne manteniate l'allineamento e l'attività. In particolare, il chakra della corona è il re del sistema. È come quando l'impulso parte dal cuore, è come se il cuore desse il via e il chakra della corona apre le porte. Il chakra della corona ha una vibrazione molto alta quando è aperto, molto simile a quello dello spirito. Diciamo che il chakra della corona è il più distaccato dalla materia e per questo vibra di una luce violetto chiarissimo, a volte bianca. Sono i colori dello spettro della luce con frequenze più alte. E qui i maestri mi fanno sempre molto ridere, dice: è come se fosse il punto d'accesso, quello che nei computer chiamate access point, il punto di accesso per la comunicazione interdimensionale, cioè attraverso le dimensioni.
Esatto. Allora io ho chiesto che cosa possiamo fare per mantenere il chakra attivo. E la risposta è: la gioia e l'allegria mantengono il chakra aperto. E quindi ci ritroviamo anche nella frase che diceva poco fa, che ho citato di Aurobindo, no? Quando noi liberiamo dalla mente, emerge la gioia. Buonasera a tutti quelli che si sono uniti adesso, grazie. Poi dice, tutte le pratiche che hanno a che fare con le vibrazioni di un certo tipo e soprattutto le pratiche che hanno a che fare con il silenzio mentale, mantenere la mente silente permette al chakra della corona di aprirsi, di nutrirsi, di ricevere e trasmettere. Quindi le vibrazioni, no? Chiaramente che tipo di vibrazioni potranno, aspettate che devo spostare questa. Insetto. Che tipo di vibrazioni potranno mantenere attivo il chakra della corona? Vibrazioni molto alte, no? Vibrazioni che vibrano in risonanza con il settimo chakra, con il chakra della corona, che è appunto quasi un chakra, no? Quasi, cioè è un chakra spirituale, quasi non materiale, pur essendo comunque nel nostro sistema. Allora io ho chiesto, quindi potremmo dire che i registri akashici si leggono attraverso il chakra della corona, non solo, ma sicuramente attraverso il chakra della corona arriva l'informazione che poi viene decodificata dalla mente. E qui è interessante perché dice, questo tipo di informazione è attratta, ok, un po' difficile da spiegare, dice, mi sentite, vero? Sì. Ok, cioè l'idea che il cuore attrae, cioè proprio come un magnete, no? Come un magnete attrae l'informazione che poi viene codificata dalla mente. L'impulso parte dal cuore, il cuore è attratto o viene attratto, attrae l'informazione, si apre il portale, il settimo chakra, arriva l'informazione. Grazie per rispondermi che vi sentite perché mi è entrata una chiamata in tutto questo. Quale chakra è in comunicazione con la ghiandola pineale? Allora, rispondo a questa domanda visto che me lo chiede. Qui ci sono diverse scuole di pensiero. Perché? C'è chi sostiene che sia il sesto chakra, voi sapete che la ghiandola pineale si trova al centro, no, della nostra testa, quindi effettivamente potrebbe essere in corrispondenza con questo punto del sesto chakra. E quindi che sia, diciamo, che sia l'organo che attiva il terzo occhio, la visione. Però altre scuole di pensiero dicono che in realtà sia il settimo chakra, il chakra della ghiandola pineale. Alcuni invece sostengono che il settimo chakra sia il chakra della ghiandola pituitaria, ma poiché pineale e pituitaria sono molto vicine, in realtà io non credo che sia così importante stabilire quale dell'uno o quale dell'altro. Quello che è importante è capire come noi andiamo verso un'apertura del chakra della corona, perché la funzione del settimo chakra, il chakra della corona, è la conoscenza. La conoscenza rende liberi ed è proprio così. Ed è per questo che mai più di ora, in questo momento, che cosa ci sta portando a fare? A farci delle domande, a non berci tutto quanto, a risvegliarci, a domandarci: ma che cos'è che veramente, non so, è importante per me? Che tipo di significato ha la mia vita? Che cosa io posso fare per contribuire alla felicità degli altri? Cioè, tante domande di questo tipo noi siamo portati a fare in questo periodo in cui siamo ritirati nelle nostre case. Ed è bene che ci facciamo queste domande, perché questo l'ho capito in un'altra lettura, in un'altra canalizzazione. Aveva a che fare con il capire se tutti siamo canali, ok? Però certe informazioni
possono essere comprese soltanto da alcuni e non da altri. Allora io mi domandavo se fosse appunto necessario, se ci fosse una distinzione. In realtà, più tu apri la tua coscienza, cioè più tu non ti fermi alle cose che sai e non ti attacchi alle cose che credi di sapere, alle cose che fino ad oggi sono state per te le cose in cui hai creduto, ma ti apri, io dico sempre alle mie iniziazioni, dico sempre, apritevi al non so. Perché che cosa significa questo? Più tu ti apri alle possibilità dell'essere, dell'esistenza, più ti fanno vedere. Quando dico ti fanno, intendo dire che è come se io aprissi questo imbuto e quindi riesco a vedere di più, no? Ah, allora questo è così, perché quell'altro è così. Prima non è che non c'era l'informazione, è che io guardavo così, quindi non vedevo. Allora, come si fa appunto ad aprire? Bisogna sempre connettersi al cuore e sentire. Cosa vuol dire? Vuol dire questa informazione che mi è arrivata oggi, come la sento? Se mi prendo il tempo di sentire un'informazione, io poi posso adoperare il mio discernimento. Quindi io posso scegliere se questa informazione va bene per me o se questa informazione non va bene per me. Se io attivo il mio discernimento, metto in moto questo movimento di come di ascensione, di liberazione, di cui parlavo prima, quindi dal basso verso l'alto. Se io non penso a queste cose perché sono cose, perché le considero cose strane, così, è chiaro che non potrò ricevere certe informazioni, ma non perché qualcuno è meglio o più evoluto dell'altro, ma semplicemente perché sono, immaginatevi i sette chakra, no? Sono concentrato a un livello più basso, quindi sì, il mio settimo chakra è lì, ma io riuscirò a percepire poco questo senso di pace profonda, questo, perché tutta la mia attenzione è su altro. Allora, questo è il motivo per cui, no, nelle tradizioni di meditazione c'è il ritiro nelle montagne, la pratica del digiuno, cioè tutti i sistemi che ti portano a togliere l'attenzione dal mondo esterno o dal corpo fisico, dalle esigenze del corpo fisico e ti portano verso l'apertura invece del tuo settimo chakra, il tuo chakra della corona. Infatti, in questo periodo io mi sono accorta che con questo fatto, no, che serpeggia questa paura, per quanto uno si possa, come dire, centrare, schermare, non prendere tutto, stare in meditazione e entrare nel cuore, però no, questa cosa che c'è nell'aria lavora. E quindi sempre di più è importante osservare che tipo di pensieri ci attraversano e scegliere quale tenere e quali no, e scegliere su quali voglio portare la mia attenzione. Vi ricordo che quello su cui io porto la mia attenzione cresce. Mi viene sempre in mente questo giochino, non so se voi lo facevate. Quando io ero ragazzina si faceva questo, ci si metteva un braccialettino al polso e si esprimeva un desiderio. Allora poi perché il desiderio si realizzasse si dovevano vedere, non so, sette donne incinte, cinque suore, insomma all'improvviso si vedevano solo donne incinte, cose che prima non si erano mai viste, o all'improvviso si vedevano solo suore. Ora non me lo ricordo bene il gioco, però perché? Perché noi, no, attiviamo l'attenzione a quello. Allora, adesso io dico, oggi noi su che cosa vogliamo davvero porre la nostra attenzione? Naturalmente, per fare questo dobbiamo svuotare la nostra mente.
E svuotare la nostra mente significa praticare meditazione. Immaginate che la meditazione sia come quando noi facevamo la deframmentazione del computer, no? Vi ricordate? Perché a un certo punto il computer si blocca, i programmi non vengono caricati meglio, bisogna fare la deframmentazione. Ecco, la meditazione ha lo stesso effetto, cioè un po' alla volta dipana, no? I pensieri rallentano e noi cominciamo a fare il vuoto, a fare il silenzio. E quindi il nostro chakra della corona si apre ancora di più, acquisiamo consapevolezza. E diventa sempre più difficile spostarci da lì, qualunque cosa accada. E questa è davvero la via per la liberazione, perché altrimenti noi saremo sempre dipendenti dalle cose, dagli eventi, dalle persone, dalle relazioni, da se le cose vanno bene o le cose vanno male, per tutta la vita e oltre. Allora, siccome questo qui è un periodo speciale, veramente speciale, beh, ce ne stiamo rendendo conto sempre di più. I maestri sono anni che ce lo dicono, ma sembrava una cosa così, invece è proprio una cosa vera, è speciale, stiamo facendo un salto di coscienza. E il salto di coscienza magari passa attraverso cose che avremmo voluto diverse, ma non ha importanza. Non dobbiamo focalizzarci sulle cose che non ci piacciono di questo periodo, che vorremmo diverse, altrimenti rimaniamo lì, è il solito discorso. Focalizziamoci invece sull'enorme opportunità che abbiamo di fare silenzio dentro di noi. Non abbiamo più scuse, non abbiamo tempo, non è vero, ce l'abbiamo il tempo, prendiamocelo, prendiamocelo. Attenzione, non lo occupiamo con 1500 attività online, perché c'è anche questo. Ora che c'è il tempo, chiudiamo. E adesso non mi chiudete Facebook, ma tra un po' chiudiamo i social e prendiamocelo questo tempo. Ci piace ripetere i mantra, ripetiamo i mantra, ci piace suonare le campane, suoniamo le campane. Qualsiasi cosa ci porti a non pensare, soprattutto ci porti a fare qualcosa che ci piace, perché così ci viene da ridere. E ridere apre il chakra della corona. E la gente in questo periodo sento dire anche che non bisogna ridere. Ragazzi, non stiamo ridendo della situazione senza rispettare quello che sta accadendo, stiamo ridendo per nutrire la nostra gioia perché noi siamo vivi e dobbiamo rimanere vivi finché siamo in vita e la vitalità si attiva nella gioia, anche se non ci viene, no? Lo yoga della risata ha creato tutta una scuola di pensiero su questo. Aspettate perché di solito vado a braccio, ma mi sono presa appunti stasera. Ecco, una cosa importante. Dicevo prima, la conoscenza rende liberi. Ma che cos'è la conoscenza? Per esempio, la conoscenza che arriva quando accediamo ai registri akashici. Non è soltanto informazione, nozione, perché noi possiamo leggere 100 libri, possiamo sapere tutto, possiamo avere una cultura enorme. Ma poi essere agitati, andare in ansia, avere le paturnie, no? Nonostante sappiamo tantissime cose. Invece quello che ti trasforma, la vera conoscenza, è la sperimentazione. Allora, anche per un nanosecondo, io sono sicura che voi, almeno una volta nella vita, senza motivo alcuno, avete detto: ah, che meraviglia! Ecco, questa, ah, che meraviglia! È la sperimentazione di cui parlo, è l'apertura del settimo chakra, è l'andare oltre le circostanze, è il cuore che si attiva, l'impulso che sale, io sento, mi apro, ricevo e tutto funziona. Questo è lo sperimentare e questa è la conoscenza. Le informazioni che arrivano, se io faccio le domande ai registri akashici, arrivano così. Sono in realtà vibrazioni, io imparo, mi trasformo perché queste vibrazioni le incorporo proprio nel mio corpo energetico prima e nel mio corpo fisico poi, che è il mio cervello e la mia mente.
Ok, bene, c'è chi sta facendo delle citazioni del maestro Yeshua, ne sono felice. Quindi, questo è importante, quindi la conoscenza come vibrazione, la conoscenza pratica, la conoscenza sperimentata, la conoscenza che è difficile magari da condividere a parole. Certi libri, certi, sono ottimi perché? Perché ci ricordano quella cosa lì. Ci ricordano che sempre a disposizione e quando facciamo, ah, è vero, è proprio così. grazie, grazie Paola, è quello che mi dice che è bene essere nella gioia. Ecco, allora, come noi sperimentiamo questo assoluto, questa beatitudine, questa va tutto bene? Soltanto con un chakra della corona aperto e nessuno ce lo può togliere, nessuno ce lo può chiudere, il chakra della corona è lì e può solo che espandersi. Ricordiamo che espandiamo il chakra della corona stando nella gioia, con sentimenti alti come l'altruismo, come la compassione, come sì, l'uscire dal proprio io, dal proprio ego. In questo modo noi alimentiamo il chakra, facendo le cose che ci piacciono, sentendoci connessi al tutto, così si apre e sempre di più ci sentiremo connessi al tutto. Quindi non soli, perché in questo periodo molte persone stanno soffrendo la solitudine con questo isolamento forzato. Ebbene, aprite il settimo chakra e lì ci ritroviamo tutti come stasera, ma ci ritroviamo in uno spazio immenso, meraviglioso, da cui veramente ci possono arrivare grandi intuizioni per trasformare la nostra vita, per sapere come fare giorno dopo giorno per affrontare questa situazione. Ecco, perché la conoscenza, come dicevo prima, può essere di due tipi, no? Cognitiva, che è quando appunto io ricevo le informazioni per sapere, per capire, per risolvere. E poi c'è un altro tipo di coscienza, che è una coscienza che potremmo chiamare trascendente, no? Trascende, va al di là dell'informazione, va al di là del giusto sbagliato. Come dire, sì, l'ho sempre saputo, è proprio così, e viva, viva, viva. Io non so come dirlo, ci saranno modi migliori, sono sicura. È quella cosa lì, no? Quello. Allora noi tutti dobbiamo cercare ogni giorno, vi prego, non occorrono tante ore, ogni giorno cerchiamo questo prima di tutti, perché se lo facciamo in tanti, noi facciamo una controinformazione energetica incredibile, noi contrastiamo quello che diffondono i media con questa informazione, stando nella gioia, nella calma, nella pace, anche se non fate i salti di gioia, nella pace, ed emaniamo e buttiamo fuori quest'onda, questa pace, questa vibrazione. E contrastiamo il resto. E un po' alla volta sono sicura che sempre di più di noi, perché sempre di più le persone cominciano a risvegliarsi, questa cosa ci porterà ad avere un mondo meglio, migliore di quello che abbiamo avuto fino ad oggi. Ma dobbiamo crederci tutti quanti insieme, dobbiamo farlo per amor vostro prima di tutto, per il vostro beneficio e il beneficio di tutti gli altri. Ok, quindi che cosa succede? A quel punto, quando tu vai nella trascendenza, quando tu vai al di là, comincia a essere che la ricerca del significato, del senso, no, della tua vita, ti rendi conto che ha senso, ha un significato vero soltanto se inserisci questo significato all'interno di una cornice universale più ampia. Cioè, come se lì veramente sperimentassi che la tua vita ha senso
insieme alle vite degli altri, insieme a tutto il cosmo, insieme a tutto l'universo. La tua vita ha un significato perché fa parte del tutto, perché tu diventi parte di una struttura più ampia. E quindi ci si sente a casa e quindi ci si sente in buona compagnia. Bene, vediamo se vi ho detto tutto. Ecco, sì, niente, ricordatevi che il nostro chakra della corona è, adesso lo dico meglio, il sistema operativo che sceglie quale programma usare in base alle situazioni. E il programma che noi usiamo è il nostro sistema di credenze. Per questo è importante avere un sistema di credenze elastico che si aggiorna proprio come un programma del computer, che non resta attaccato a io sono fatta così, io sono fatto così, ma si apre, accoglie anche una possibilità diversa, accoglie un'idea diversa dalla propria, la elabora, non si trincea. Non mi viene la parola, quella cosa lì dietro alla propria convinzione, no? Tutto questo apre il chakra della corona, tutto questo lo rende attivo. Allora, io vorrei vedere se ci sono delle domande. Vediamo se ci riesco. Devo guardarlo su il computer. Vediamo. Commenti. Non riesco a vedere se ci sono delle domande. Qualcuno mi aiuta, magari. Ah no, il video party, no? Eccoci qua. Sì. Ah, ecco. Sì, da cuore a cuore, come dice appunto Francesca. Questa è la cosa importante, perciò io che posso soltanto fare, insomma, quello che posso dirvi è che, ah, ecco, come posso approfondire la conoscenza dei registri akashici? Allora, caro Nicola, come puoi approfondire? Non so, potrei dirti guarda il mio sito giusto per farmi un po' di pubblicità, cristinavignato.com, oppure prova a guardare i video con cui magari ho guidato delle meditazioni per connettersi ai registri akashici, oppure le iniziazioni che per il momento sono bloccate, come fare per non inquinare i chakra in questo momento. Ecco, sì. Quindi, terminando la domanda di prima, ci sono molti modi per accedere ai registri akashici. Il modo, diciamo, più semplice è proprio quello di creare lo spazio di silenzio, fare una domanda e scegliere di andare nella biblioteca akashica per ricevere la risposta. E le iniziazioni ti aiutano, ecco. Certo, in questo periodo io ho fermato naturalmente i miei corsi di iniziazione perché è così, ma insomma, io mi auguro che li riprendiamo presto, non vedo l'ora. Allora, mi chiedeva come faccio a non inquinare il chakra. Allora, innanzitutto togli questa parola, nel senso che questa parola già presuppone una paura, oddio, mi inquino il chakra. No, il chakra non si inquina, tu non ti inquini, semplicemente, Cristina, sì, adesso ti rispondo, semplicemente tu devi imparare a rimanere, come dire, centrato nel tuo sentire. In questo periodo bisogna anche schermarsi, lo dico, nel senso che accendi il telefono la mattina, sei c'è 2000 video, cose. No, attenzione. Bloccate le persone che vi mandano video, che mi mandano informazioni del terrore. Cercate di fare, appunto, attuate il discernimento, di fare una selezione. Leggete buoni libri che vi aiutano a stare centrati, leggete libri spirituali, leggete libri dei maestri,
Cercate proprio di purificare il vostro sistema. Tra l'altro, è un buon momento per purificare il corpo questo. Perché? Perché anche un'intossicazione non è soltanto energetica, no? Arriva anche nel fisico. Perciò, soprattutto in primavera, questo è il periodo migliore per fare dei periodi di detox, magari fare un paio di giorni, 3 giorni bevendo soltanto succhi di verdura freschi. Cercate di alleggerire, no? Proprio anche il sistema digestivo, in modo che alleggerendo il corpo alleggerite anche la mente, alleggerite anche i pensieri. Sempre più giovane, aspetta, chi è? Ah, Gianni, grazie, grazie. Cosa stavo dicendo? Vedete la vanità, come si è subito fatta agganciare l'ego della vanità. No, scherzi a parte. Capito? Quindi non ti preoccupare di inquinare il chakra. Invece occupati, cioè non ti preoccupare, ma occupati del nutrimento del tuo sistema. Quindi dell'osservare i tuoi pensieri, di dire no ai pensieri ossessivi che ti disturbano, che non c'entrano con te, e di dire sì. Una meditazione che ci aiuti a stare nel silenzio con la mente, per cortesia. Ok, se vi posso consigliare una meditazione, ma ce ne sono tantissime, ma tantissime. Io nel mio sito ne ho due messe, no? Due audio. Uno appunto è per l'armonizzazione dei chakra. E l'altro è la respirazione di luce, che è molto semplice ed è un modo proprio per non pensare, no? Cioè, chiaro che pensi perché segui delle istruzioni, una meditazione guidata, però fai pensieri di qualità, no? Perché la luce, inspiri la luce, e questa è una modalità. Poi, se invece vuoi fare una meditazione silente, chiaramente all'inizio, se non sei abituata, ho abituato, avrai molti pensieri, molte distrazioni. Io ti consiglio, se vuoi iniziare, di metterti in una posizione davvero comoda per te, in modo che, se non sei abituato a stare in posizioni meditative, non sei distratto dal fisico, e poi ti concentri sul respiro, come se la fosse la cosa più importante. Ce ne sono davvero tantissime. Di meditazioni guidate non. Certe vibrazioni, certi suoni aiutano, no? Non tanto musica, perché magari la musica, tu tendi a seguire la musica e quindi esci, però magari adesso ci sono su YouTube i suoni delle campane tibetane registrate, oppure il suono del Lang, insomma, alcune vibrazioni in particolare. Quelle che hanno le frequenze a determinati hertz, a parte il 432, ma anche il 528, sono pensate per aprire il cuore. Se cercate su YouTube trovate di tutto, veramente. Quindi la respirazione di luce è stupenda. Ok, allora se ti piace la respirazione di luce, puoi farla. Io l'ho registrata audio sul mio sito, appunto la trovate su cristinavignato.com, e potete fare quella. Però appunto diciamo che, se uno non è abituato a meditare, cominciare subito con chiudere gli occhi e ascoltare il respiro magari potrebbe non essere semplicissimo, anche se alla fine la meditazione è quello, cioè è essere nel momento presente con tutti noi stessi, senza andare da nessun'altra parte, quindi è in silenzio, no? Però insomma, cerchiamo di aiutarci e andare avanti passo dopo passo. Ok, vediamo se... perché io non riesco a vedere le... scusate, vediamo se... ok, non riesco a vedere le domande che mi arrivano. Ok, i corsi online sull'iniziazione ai registri akashici. Io fino adesso non li ho fatti online, non solo non li ho fatti online, ma i maestri mi dissero
che non dovevo farli neanche individualmente, che dovevo creare dei gruppi, pensate, perché era importante che le persone si incontrassero dal cuore. E sinceramente, io quello che ancora sostengo è che presto, io mi auguro già a maggio, noi potremo riprendere a incontrarci, potremo riprendere ad abbracciarci, potremo riprendere a guardarci negli occhi, a sentire tutto l'amore che c'è. E quindi riprenderanno anche i miei corsi, insomma. Se poi così non dovesse essere, naturalmente chiederò perché io sono stata iniziata dai miei maestri e ci sono delle cose che si devono fare anche sul corpo fisico delle persone, però tutto in trasformazione. Io devo dirvi la verità, è talmente una gioia incontrarvi, è talmente bello stare insieme che, cioè, non voglio neanche pensare, insomma, di fare una cosa con uno schermo. Ah, ciao Carla. Quindi dal vivo è un'esperienza unica, ragazzi, vi consiglio di aspettare. Esatto, cioè aspettiamo, poi sarà ancora più bello, no? Ritrovarci. Avete presente come quando gli innamorati a distanza poi si incontrano? Ecco, è la stessa cosa, perché l'iniziazione ai registri akashici è un percorso d'amore, un percorso di innamoramento del mondo, di sé e degli altri. Allora, se tutti ci apriamo con il settimo chakra, con quello del cuore, possiamo, altro, cambiare anche tutto. Sì, vediamo se lo leggo qua. Un tempo significa, dunque, aspetta, vediamo i commenti. Ok, bene. Allora, voglio essere sicura, scusatemi, ma io guardo sul sito qui e non riesco a vedere le domande complete che invece vedo a pezzi nel telefonino. Siamo una botte di ferro. Ok. Vabbè, niente, facciamo quello che possiamo. Commenti, io li sto attivando. Vabbè. Anch'io consiglio di aspettare e farlo dal vivo. Bene, peccato che sono a Roma e non posso incontrarti. Io ho smesso anche di andare a Roma dove facevo delle serate di meditazione, di scambi di letture, ma le riprenderò presto. E vi dico una cosa, stasera vi parlo dalla mia nuova casa che è anche Domus Akasha, è il centro che ho creato per voi, per ospitarvi, per ospitare tutte le persone che vorranno fare i loro seminari, per creare un punto di luce, per riunirci dal cuore, facendo cose di qualità, per stare insieme. Ho creato tutto questo, i maestri mi hanno sostenuto, mi hanno detto che dovevo farlo e quindi questa è la, insomma, sono in questa casa da 15 giorni e io vi aspetto a braccia aperte e so che sarà presto. Adesso vi lascio perché se no mi commuovo. Abbiamo fatto quasi un'ora e spero che, insomma, che veramente questo tempo passi in fretta. Ciao Nicola, anch'io non vedo l'ora di rivederti. E niente, insomma, grazie per essere stati con me e grazie tantissimo, non l'ho detto all'inizio, ma ringrazio Enrico e Giorgio Focus 3.0, il mistero della vita, che mi danno sempre questa possibilità e ci danno questa possibilità di stare insieme con un tempo così di qualità. Vi abbraccio tutti. Chiudo allora, ciao. Ciao ciao, mille benedizioni, mille benedizioni.